spin 32 euro e ho preso 36 pezzetti. Allora, aspetta. Tanto, ciao, sono anch'io. Ciao! Ma io e c'è anche Matisino, che annusa. Facciamo il cambio quadratura e se ne fai vedere direttamente. Perfetto. Un abbraccio. Allora ragazzi, ho preso questa pizza a 1,79 euro. Mi vedete le pizze quando arrivo dalla spesa, perché quando arrivo dalla spesa è tipo mezzogiorno l'una, sono stanca e mi faccio una pizza e la rizzate. Poi metti la sera, sempre che arriverà. Niente. A saluta! Buonanotte! Che buonanotte! Buongiorno! Che vitalità mio marito! Poi ho comprato questo grattugiato italiano, 1,09 euro. Poi la bruschetta, io lo mangio al posto del pane. 99 centesimi, mi dura 10 giorni. Dico, metti la sedia! Ma c'è? Non avevo capito! Giustamente diceva mio marito che se no arrivano i gatti perché sono capace di aprire la porta. Allora, ho comprato gli spinaci porzionati surgelati, costano 79 centesimi. Perché dice non vedo verdura e frutta? È perché ragazzi, me la procura mia mamma e specialmente nel periodo invernale me la trovo già anche cotta, perché mia mamma mi tipo fa dei pentoloni di che so, di carote, me le scalda lei, me le mette surgelate nel freezer. Perché alle mamme e alle nonni mi raccomando, sfruttateli, perché sennò questi vecchietti si sentono poi inutili. Scherzo mamma, ciao! Non lo guarderà mai questo video, però salutiamolo. Non è tecnologica. La panna cotta, 65 centesimi. O 55. Poi, visto che ho comprato la panna cotta, ho comprato la panna a 1,15 euro. Ho comprato le uova a 1,19 euro. Per chi mangia tante uova, a 1,15 euro. Per chi mangia tante uova, c'era 1,69 euro la confezione grande con due uova gratis. Io non l'ho presa perché a malfatica riesco a mangiare quelle prima della scadenza. Poi, per la colazione, ho comprato i dolcemente glassati, erano offerte 1,09 euro. Ho comprato le queste creme qui, le mangio con mia nonna, sono una roba veloce, tanto per riscaldo il pancino d'inverno, poi tanto lunga conservazione, quindi la mangio tipo tra 2 anni. Le caramelle al latte erano 1,09 euro, non le compriamo mai, quasi mai, ma le compro oggi, erano in offerta, so che mio marito è goloso, ma sì. Il ghirigo, 99 centesimi. Poi crostini da mettere nella minestra, nella vellutata, 1,09 euro. Non solo mi ha messo il telefono, la farina a 39 centesimi, voglio fare il pane. Pane schiaccio, voglio come la fai? E il lievito, 22 centesimi. Ho comprato la cioccolata al latte,
49 centesimi o 45. Per colpi, ragazzi, la verità è che hanno aumentato i prezzi, quindi non mi ricordo più tutti i prezzi. 69 centesimi, c'era l'offerta di multipacco a 2,99 euro. Io non posso perché sono senza macchina, la verità è questa. E quindi col carrellino non ce la facevo. La pasta a 89 centesimi, 20,5 euro. Dicono un prezzo risparmio, per carità, ma una volta ci ho fatto caso con 60, un mese fa, 69 centesimi, prendevo 1,5 kg. Adesso costa, quando è in offerta, adesso grande risparmio, comunque 89 centesimi. Poi, per quello che faccio un po' di scorta, che tanto i prezzi aumenteranno sempre, ragazzi. C'è niente da fare. La crema d'asparagi a 79 centesimi. Per dire, questa crema scade nel 2009-2021. Aumentassero i prezzi, mi costa poi di più. Allora so più o meno quante ne mangio da qui al 2021 e al prossimo anno, e quindi faccio un po' di scorta. Soprattutto per le cose, la maggior ragione, le cose non da mangiare. Ho comprato il sugo d'olive che mio marito ne ghiotto, 1,09 euro. Anche la salsiccia, oltretutto questi scadono nel 2023, ragazzi. Quindi posso fare grande scorta. Infatti ce l'ho ancora a casa, eh. Erano in offerta. Allora, 39 centesimi, il mezzo litro di latte per i budini perché almeno sono più comodi. So che ci va tutto il pacchetto, non neanche da fedare. Queste cose sono pigre, ragazzi. Poi, le scatolette dei gatti, per quello che mi giravano intorno. Al pesce, a loro gli piace il pesce, 39 centesimi. Queste qui. Altro. Ho comprato gli accendini. 1,39 euro. Hanno già ragione, questi non hanno scadenza, quindi per questo farò una grande scorta. Soprattutto in previsione di questo ottobre, purtroppo, speriamo, ma incrociando le dita, ma comunque qualcosa, ragazzi, cercate di avere in casa, perché mi sa che c'è aria di lockdown, mi sa. Mi dispiace, ma ho preso la gazzosa per il marito, anche queste hanno grandissime scadenze, ma si prendono giuste perché mio marito è goloso, e quindi se ce ne sono tre le vorrebbe te, se ce n'è una me ne avrebbe una. Questo a lui non gli piace, io la voglio, a sto giro la voglio tenere lì per gli ospiti. Era in offerta che c'è un po' di più rispetto alle altre volte, costa 59 centesimi. C'è qua qualcosa, vediamo. I stuzzicadenti costano davvero poco, 29 centesimi. Allora, questo è tutto, ragazzi. Io non vedo l'ora che arrivi mia mamma che mi porti le mele. Ho voglia di mele e di strude. Vi saluto. E a presto, ciao!